Appuntamento con Business Leader. Il lavoro in Italia è una medaglia a due facce. Da una parte abbiamo un problema perché il lavoro scarseggia per molte persone, abbiamo un tasso di disoccupazione complessivo che ancora supera il 10%. Dall'altra parte sappiamo che queste persone sono inoccupate perché non hanno le competenze che servono alle aziende. È un tema molto dibattuto, è un problema a cui si cerca di dare una soluzione che ha molte implicazioni e che oggi in qualche maniera osserveremo da un punto di vista trasversale, che è il punto di vista legale. Il panorama dei giuslavoristi guarda ovviamente con molta attenzione a quello che succede nel mercato del lavoro, perché in questi ultimi anni si è cercato di arginare i numeri negativi intervenendo più volte dal punto di vista legislativo. Abbiamo avuto in particolar modo due provvedimenti rilevanti, li ricorderete tutti, il Jobs Act del 2014 che ha avuto come obiettivo prevalente è quello di semplificare i rapporti di lavoro per ridurre il contenzioso, e poi abbiamo avuto il recente decreto dignità che ha ormai quasi un anno e che voleva garantire stabilizzazione di contratti di lavoro. E allora che cosa ci chiediamo oggi? La legge può risolvere il mismatch? È quello che cercheremo di capire con il nostro ospite, grazie all'avvocato Luca Garramone, socio dello studio legale Boursier Newton Partners. Benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Allora, la prima curiosità che io mi vorrei togliere con lei riguarda proprio, avvocato Garramone, il vostro campo. Il mismatch esiste anche nel settore legale, cioè gli studi legali fanno fatica a reperire competenze adeguate ai nuovi standard che sono richiesti dal mercato del lavoro? Tenuto conto dell'altissima specializzazione che oggi il mercato del lavoro in quasi tutti i suoi settori richiede, dico che noi, come qualsiasi altro operatore dello stesso mercato, non sfuggiamo alla regola, e anzi nel nostro settore è evidente che oggi come oggi il mismatch esista. Si va verso una specializzazione sempre crescente e il tipo di preparazione altamente qualificata che le università sono in grado di dare ai giovanissimi che accedono al nostro mercato esiste ed è un dato reale. È altrettanto vero però che nel momento in cui i giovani si affacciano non hanno ancora nessun tipo di esperienza pratica e non hanno a volte neanche ben chiaro che cosa cerchino dal mercato del lavoro, e questo diciamo contrasta in maniera evidente con appunto le esigenze di specializzazione e di invece velocità che oggi il mercato del lavoro richiede, e quindi il mismatch lo viviamo in maniera assolutamente costante e reale. Chiaramente i provvedimenti normativi di cui stava parlando poc'anzi non sono tipicamente mirati a risolvere il mismatch che viviamo noi operatori del settore legale, ma è indubbio che determinati interventi possano anche riguardarci nel momento in cui ci rivolgiamo a figure nell'ambito anche del paralegal che invece possono in qualche misura fruire di strumenti quali quelli che lei ha menzionato, anche solo per essere d'ausilio agli studi legali nella loro attività. Ha utilizzato più volte il termine specializzazione. Quali sono le specializzazioni più richieste in questo momento nel campo legale? Beh, oggi come oggi è un po' difficile dire, i trend però sono sempre un pochettino gli stessi. Oggi è vero che il termine specializzazione è molto in voga, ma perché è un po' così in tutti quanti i settori, e così come un tempo nell'ambito della medicina esisteva il cosiddetto medico condotto che diciamo faceva la bisogna di ognuno di noi per qualsiasi tipo di problema fisico o di patologia che potessimo riscontrare, e un tempo esisteva l'avvocato che diciamo copriva un po' tutto l'alveo del diritto, addirittura dal penale al civile. Oggi come oggi, dopo una dicotomia iniziale tra civilisti e penalisti, si è entrati invece a discutere di un livello di specializzazione decisamente maggiore. Se dovessi scegliere, al di là del fatto che come giuslavorista chiaramente vedo nel diritto del lavoro una nicchia, direi però che oggi anche il parlare di nicchia, parlando, riferendoci al diritto del lavoro in senso ampio, è sbagliato, perché all'interno anche del mondo dei giuslavoristi ci sono professionalità vieppiù specialistiche che oggi trovano diciamo ampia possibilità di successo professionale, proprio perché per esempio gli esperti di previdenza sociale sono sempre più richiesti anche per via della normativa a cui faceva riferimento, ma così come anche gli esperti di relazioni industriali, cioè i colleghi che
in pratica sono più abituati a negoziare con i sindacati tematiche quali quelli dei rinnovi dei contratti collettivi, certo, piuttosto che grosse ristrutturazioni. È molto interessante questo ragionamento, perché per certi versi e per certi comparti in realtà l'alta specializzazione, l'alto grado di specializzazione in un mondo come quello attuale rischia di diventare un limite e, come dire, invece le competenze più diffuse e più ampie sono invece quelle skills che ti mettono nella condizione di essere flessibile nel mercato del lavoro. Quindi, insomma, mi colpisce anche questa riflessione che lei fa, richiedendo a chi si cimenta da poco, magari rivolgendosi ai giovani nel settore legale, è bene che sappia già quale strada debba intraprendere. È vero che è imprescindibile avere un sostrato di conoscenze di base molto 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 dettagliato e di qualità. Però poi a queste conoscenze di base del diritto è oggi necessario aggiungere una specializzazione che porta il professionista giovane ma anche già affermato a poter riscontrare esigenze dei clienti sempre più specialistiche, sempre più pratiche. Oggi la velocità con la quale il mondo gira in tutti i suoi settori porta il professionista, l'avvocato in particolare, a dover rispondere a tematiche e a questioni sempre più dettagliate e sempre più specifiche che vengono poste dal cliente. Cliente che non ha più la pazienza di un tempo. Io mi ricordo quando iniziai la professione pareri molto dettagliati e di ampio respiro che venivano forniti con dovizia di particolari e anche di contorno al cliente. Oggi il cliente, vista la velocità a cui il mondo digitale e informatico ci ha spinti, non chiede più quel livello di cultura giuridica dietro al quesito che lui stesso pone, ma vuole semplicemente la risposta, vuole le due righe finali, certo, che gli permettono di risolvere il caso concreto, e questo è chiesto sempre di più anche ai giovani. Quindi bisogna abbinare, di essere in grado di abbinare una fortissima preparazione di base a una capacità di sintesi giuridica notevole e apprezzabile. E quindi a sua parte la vocazione e le doti naturali. Quanta formazione deve sostenere un giovane prima di poter affrontare una causa importante o un'aula di tribunale? È una bellissima domanda. Secondo me dipende molto anche dalle attitudini che il giovane stesso dimostra. Non si può fare tutto un erbo un fascio, non vorrei fare discorsi di carattere troppo generalistico, certo, però nello specifico è vero che oggi come oggi le università dovrebbero, secondo me, alcune lo fanno, quelle più all'avanguardia oggi anche nel nostro settore sono improntate a questo tipo di preparazione per i giovani, garantire tra virgolette una formazione pratica, magari attraverso delle internship negli studi legali o attraverso dei percorsi formativi già in ambito universitario che consentano ai giovani di capire esattamente che cosa vogliono fare in prima battuta, ma anche come farlo al meglio e come rispondere a quelle che sono le esigenze degli studi professionali nei quali loro ambiscono ad inserirsi. Perché è vero che altrimenti un giovane all'ingresso in uno studio legale si trova un po' allo sbaraglio, molto spesso non è in grado, per una mancanza proprio di preparazione pratica, nonostante un'ottima teoria di base, di essere utile allo studio. E quindi la formazione che poi i professionisti dello studio devono fare va bene al di là di quella che è una formazione on the job, ma diventa veramente un percorso necessario di training dei giovanissimi, certo, che non è semplicissimo. Se dovessi rispondere in poche parole alla sua domanda circa quanto tempo ci vuole, dipende dalla complessità del caso, però io sono assolutamente favorevole al fatto che i giovani si cimentino presto con quello che è la professione a tutto tondo. E che in tribunale ci vengano sbattuti quanto prima possibile. Quello magari dipende, perché anche lì bisogna vedere un pochettino. Oggi come oggi la vocazione del giurista non è più solo ed esclusivamente quella di entrare in un tribunale, ma anche per esempio di riuscire a interfacciarsi con un cliente nel corso di una riunione o nell'affrontare un tavolo di negoziazione sapendo esattamente cosa dire, come dirlo e quando dirlo. E in questo senso è opportuno che i giovani, secondo me, partecipino alla vita degli studi legali, dei professionisti più esperti che li ospitano in maniera assolutamente coinvolgente e non solo con attività ancillari e poco formative nel vero senso della parola. Anche la professione legale è stata ed è attualmente molto condizionata dall'implementazione tecnologica e digitale che stanno vivendo tutti i comparti. Quanto sta condizionando, appunto, secondo la vostra esperienza, la vostra attività in questo momento, e magari anche in questo caso un suggerimento a chi vuole fare della propria vita professionale l'esercizio della professione legale e magari specializzandosi in questo campo, quanto vi potrebbe essere utile? Beh, direi enormemente, nel senso è sempre più sotto gli occhi di tutti che viviamo in un mondo digitale e che tende alla digitalizzazione. Poi ci sono delle domande da farsi sull'iperconnessione e il diritto alla disconnessione telematica, che sono sacrosanti nell'ambito di quello che è qualsiasi tipo di professione che oggi uno voglia svolgere per garantirsi comunque un livello di qualità della vita accettabile. Detto questo, nell'ambito legale
i passi avanti sono stati notevolissimi, basti pensare al processo telematico tra le tante, diciamo, innovazioni, la possibilità oggi come oggi di effettuare tutta quell'attività di cancelleria che un tempo richiedeva diciamo tempo e sforzi da un risorse, punto di vista, certo. E risorse anche assolutamente, e oggi diciamo totalmente invece demandata ai computer e alla possibilità di interagire attraverso dei sistemi informatici con le cancellerie di tutti i tribunali italiani. Il che ha dei pro e dei contro, certo. Sinceramente continuo a pensare che siano più i pro che i contro e sono assolutamente favorevole a questo tipo di intervento. Siamo proprio reduci la settimana scorsa a Roma da un... Un caso di hackeraggio piuttosto noto che ha messo in difficoltà, diciamo, gli studi legali, perché chiaramente ha diciamo, minato l'efficienza delle nostre caselle di posta elettronica certificata e con ciò ha messo a rischio una serie di scadenze, termini ed altro, tanto da costringere, diciamo, la magistratura stessa a emanare provvedimenti per evitare il peggio. Però non è che per un bug del sistema si può poi ridiscutere invece l'effettività e l'efficienza di un processo telematico che sicuramente ha invece portato enormi giovamenti in primis anche all'utenza, perché va detto che oggi come oggi è anche molto ma molto più veloce il percorso causitivo grazie appunto alla strumentazione informatica, e anzi siamo ancora a uno stato, se mi è consentito dirlo, embrionale rispetto ad altre giurisdizioni in cui il processo invece telematico è molto ma molto più avanzato e le cui, diciamo, strutture sono molto più efficienti delle nostre, quindi ben venga la digitalizzazione. Certo. D'altronde, insomma, digitalizzazione che ha i suoi rischi. C'è una mia amica che ha un importante studio legale alla Spezia, lo studio è andato in disuso, è stato dichiarato inagibile perché è stato completamente allagato, quindi anche in quel caso gli atti sono andati tutti. Certo. Esatto, e quindi non è stato un problema di innovazione tecnologica o di digital transformation. Andiamo, avvocato Garramone, alle questioni generali del mercato del lavoro, che è il motivo per il quale abbiamo voluto interpellarla oggi. Le chiedo intanto una prima impressione di carattere generale relativa al nostro paese, poi andremo ad affrontare qualche punto specifico relativo alla vostra attività di consulenza alle aziende. Lei è un giurista di imprese e quindi sentirà spesso anche la campana delle imprese italiane, per l'appunto. Che cosa le dicono gli imprenditori? Quali criticità manifestano, oltre a quella di non riuscire a trovare le competenze necessarie a coprire le posizioni vacanti? Se devo dirlo, tenuto conto anche del fatto che oggi come oggi viviamo in un mercato globale, il problema più avvertito, credo in via generale, è un problema del quale poi invece si sente ben poco discutere, diciamo, da parte del legislatore. E è un argomento che mi preme molto perché, tra virgolette, si parla tantissimo delle riforme e ogni governo, diciamo, porta avanti il suo percorso riformatorio in un senso piuttosto che in un altro, ma nessuno in maniera cogente ha cercato, se non con interventi, diciamo, molto superficiali e non strutturali, di andare a toccare quello che a mio avviso è probabilmente il tema focale più importante del nostro mercato del lavoro, ossia il costo del lavoro. Noi viviamo in un paese in cui il costo del lavoro è eccessivo e per una serie di ragioni strutturali, tradizionali, eccetera, e nessun intervento mirato è mai stato effettuato nell'ottica di ridurlo. E invece, parlando appunto con le imprese e confrontandoci stabilmente con gli imprenditori, il problema più avvertito sì, da un lato la flessibilità, sì, da un lato in generale il tema del reperire risorse idonee e via dicendo, ma ancor prima di tutto ciò c'è il tema del costo del lavoro, perché a qualsiasi imprenditore uno oggi si rivolge, esattamente, fiscale e contributivo. Contributivo, certo. Perché il costo del lavoro oggi, che si compone di queste due, diciamo, di questi due aspetti, è così elevato che scoraggia addirittura molto più di tanti altri aspetti gli investitori stranieri dallo spendere in Italia. Quando un investitore straniero che si avvia a implementare una startup in Italia chiede a un esperto della nostra materia quali siano i costi correlati di determinate assunzioni piuttosto che la stabilizzazione di alcuni posti di lavoro, eccetera, e viene a scoprire qual è questo delta, rimane nel 99% dei casi colpito, impressionato, e a volte ripensa al proprio modello di business. E questo, secondo me, è un aspetto allarmante che dovrebbe far riflettere il legislatore più di tante altre. Ed è l'unica certezza che hanno gli imprenditori, che sia molto alto, destinato a non essere intaccato. Ahimè sì, e poi ha tutto un riflesso sul discorso della flessibilità. Tutte le riforme che sono state diciamo poste in essere negli ultimi anni, a cui lei faceva riferimento all'inizio di questa conversazione, dalla riforma Fornero al Jobs Act, eccetera, chi più chi meno, sono andate nell'ottica di garantire questa tanto agognata flessibilità alle imprese. Se da un lato è vero che chiunque faccia impresa cerchi flessibilità in entrata e soprattutto in uscita, è altrettanto vero che questa ricerca spasmodica della flessibilità in realtà è dovuta al problema costo del lavoro. Se il costo del lavoro fosse sensibilmente ridotto e in maniera strutturale, non con interventi, come dicevo prima,
diciamo puramente superficiali, quali sgravi contributivi limitati nel tempo o altro, ma fosse invece fatto in maniera più strutturale e definitiva, probabilmente il mercato del lavoro sarebbe oggi un mercato più florido, il tasso di disoccupazione sarebbe più basso e le imprese tornerebbero ad investire in maniera concreta sia sulla formazione ma soprattutto sulle risorse umane, letteralmente detto. E questo è un tema, adesso ne affronteremo anche altri. Peraltro, Avvocato Garramone, lo studio di professionisti del diritto del lavoro si occupa solo di contenzioso oppure c'è anche un tipo di consulenza diverso nei confronti degli imprenditori? Beh, mi viene da dire che oggi il contenzioso, in parte anche per via delle ultime riforme che sono state varate, il contenzioso si è significativamente ridotto. Oggi come oggi il giuslavorista esplica buona parte, se non la maggior parte, della propria attività in attività di consulenza stragiudiziale alle aziende, soprattutto perché è quello che le aziende maggiormente richiedono, cioè l'aula di tribunale deve essere vista come, diciamo, l'aspetto residuale della professione. Quello che oggi il giurista d'impresa deve fare, soprattutto nel nostro settore, è quello di garantire un'assistenza diuturna agli operatori del mercato del lavoro, garantendo loro risposte che possano andare dalla implementazione di un contratto di lavoro o addirittura dalla scelta del contratto più idoneo a utilizzare le risorse che di volta in volta l'imprenditore ricerca, fino alla tematica di come riuscire a privarsi eventualmente di tali risorse laddove servano ristrutturazioni e altro, scongiurando per quanto possibile il rischio di finire poi nelle aule giudiziarie. Tutte le riforme, e in questo senso devo dire che molto è stato fatto, tutte le riforme hanno spinto in questa direzione cercando appunto di ridurre l'impatto, diciamo, del contenzioso, e quindi oggi il nostro lavoro è profondamente cambiato. Mentre un tempo si assisteva a dei contenziosi seriali notevolissimi, importanti, anche per via di un affastellamento normativo rilevante, oggi come oggi quello che si cerca di fare attraverso una consulenza mirata nel day by day affiancando le aziende è quello invece di cercare di utilizzare al meglio gli scenari e, diciamo, le varie opzioni che il legislatore ha approntato per scongiurare il rischio di contenzioso. E lì dove il giuslavorista può fare effettivamente la differenza è nel fornire consigli mirati e anticipatori alle aziende, proprio per cercare di ridurre al minimo il contenzioso, che comunque comporta sempre un costo per l'imprenditore. Assolutamente, fino, se possibile, ad annullarlo completamente. Allora, piace o non piace, insomma, questo merito di aver ridimensionato notevolmente la mole di contenzioso nell'ambito lavorativo, appunto, si deve al Jobs Act del 2014, poi l'anno scorso abbiamo avuto il decreto dignità. Fino a che punto, Avvocato Garramone, a suo avviso questi due provvedimenti legislativi più corposi degli ultimi anni hanno avuto in qualche maniera o sono serviti in qualche maniera a creare occupazione? Perché noi sappiamo che è molto effervescente nel nostro paese il dibattito sulla creazione di posti di lavoro attraverso la norma, non è che ci si creda poi fino in fondo, nonostante, appunto, come dire, sì, dipende sempre da, dipende sempre da dove si guarda la vicenda, nel senso che siamo tutti abituati a leggere dati, diciamo, entusiasmanti da parte dell'una piuttosto dell'altra parte politica che sponsorizzano o meno un determinato provvedimento e che danno riscontro più o meno evidente al provvedimento stesso una volta che lo stesso è stato varato. Oggettivamente diffido un pochettino dei dati statistici in quanto tali, perché poi alla fin fine bisogna sempre capire qual è l'eziologia del dato statistico. Quello che è indubbiamente vero è che ci sono state, lo dicevamo poc'anzi, una serie di misure che hanno sicuramente facilitato l'incontro tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro, indubbiamente anche grazie a quello che è stato l'intervento realizzato partendo dal più remoto, che lei ha citato, al Jobs Act, per poi arrivare al decreto dignità. Ci sono stati, diciamo, dei correttivi applicati al mercato del lavoro per come era precedentemente invece vissuto. È altrettanto vero che il Jobs Act, con una serie di interventi iniziali, ha garantito o in parte cercato di garantire quegli sgravi di cui parlavamo, che hanno sicuramente incentivato le assunzioni e quindi, diciamo, hanno in parte attutito la disoccupazione. È altrettanto vero che il decreto dignità è andato in una direzione parzialmente opposta, non dico azzerando, ma comunque riducendo di molto l'impatto che il Jobs Act mirava ad ottenere. Il Jobs Act come tale è quindi rimasto un percorso che di fatto non ha potuto esplicare appieno la sua portata, proprio perché nel frattempo è subentrata una nuova norma che ne ha corretto la portata in alcuni ambiti. E diciamo che ad oggi le conseguenze del decreto dignità non sono del tutto stabilizzate. Si può sicuramente parlare di un meccanismo di flessibilità che il Jobs Act aveva sicuramente spinto molto, che oggi come oggi invece è stato rivisto con, diciamo, maglie più restrittive.
Bisognerà vedere, a mio avviso non è ancora finito il percorso riformatorio, che cosa ci aspetterà a breve. Sono un po' scettico, sinceramente, non tanto sulle norme in sé per sé considerate, ma sull'eziologia e il punto di partenza delle norme. A mio modestissimo avviso, il legislatore dovrebbe essere un po' più lungimirante ogni qualvolta si affronta una riforma e capire bene qual è l'obiettivo primario da raggiungere per poi costruire un percorso. Se torniamo un pochettino più indietro e parliamo, per esempio, della riforma Fornero, tanto vituperata e tanto criticata. Le tutele crescenti. Ma le tutele crescenti dopo, però insomma, parlando proprio della riforma Fornero, mi interessava più che altro la sua eziologia a livello particolarmente previdenziale, con quello che è stato l'impatto che ha avuto a livello, diciamo, del pensionistico ed altro. È chiaro che la riforma Fornero nasceva da un'esigenza che è avvertita un pochettino da tutti i governi, che è quella di mettere mano alla situazione disastrata del nostro sistema pensionistico. Il problema è che l'affastellamento normativo che si sussegue negli anni non garantisce mai di avere un orizzonte temporale tale da permettere a qualsiasi norma di stabilizzarsi. La riforma Fornero, che ha dovuto agire nell'impellenza e nell'urgenza di un provvedimento, lo ha, tra virgolette, adottato senza comprenderne a fondo la portata, a mio modestissimo avviso, e questo ha determinato la necessità poi per l'INPS di correre ai ripari con una serie di salvaguardie, credo siamo alla decima. Otto. Esatto. E che ancora non sono finite, proprio per cercare di colmare quello che era semplicemente un meccanismo statistico attuariale del quale il legislatore doveva necessariamente tener conto all'epoca, ma questo solamente per parlare di quel tipo di norma. Potremmo fare lo stesso oggi parlando, per esempio, delle conseguenze, tra virgolette, del decreto dignità e di altri provvedimenti, quali quelli del reddito di cittadinanza, eccetera, nel momento in cui si parla, come sappiamo tutti, tantissimo dei navigator. Altra figura che... E allora mi mette proprio sul piatto d'argento la necessità di farle una domanda, visto che si sono appena concluse le procedure di candidatura per la prima tranche di Navigator, che saranno quelli operativi attraverso l'ANPAL, l'ANPAL Servizi, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro. 79.000 rotte candidature per 3.000 posti per questa prima tranche, dopodiché tutti gli altri saranno a carico delle regioni. Adesso a giugno effettueranno il test per verificare se hanno i requisiti adatti appunto per esercitare questa professione. Come valuta tutto ciò? Personalmente in maniera molto scettica, nella misura in cui ritengo che si utilizzi un tentativo quale quello dei Navigator per cercare di colmare anche qui una lacuna strutturale del sistema. Si cerca di rivitalizzare i centri per l'impiego attraverso l'introduzione di una figura creata ad hoc che in teoria dovrebbe essere utilizzata semplicemente per dare implementazione alla norma sul reddito di cittadinanza, senza però tenere conto appunto di tutte le implicazioni che l'introduzione di una figura del genere comporta anche a livello di preparazione teorica. L'abnorme numero di domande rispetto ai posti disponibili già di per sé è significativo del fatto che, mi perdonino tutti coloro che hanno fatto la domanda, ma su 79.000 domande e 3.000 posti disponibili mi domando quanto effettivamente le persone possano sperare di trovare effettivamente una collocazione nell'alveo di questo tipo di servizio, e soprattutto quanto questo servizio sia effettivamente necessario allora quando i centri per l'impiego devono essere, secondo me, ripensati e ristrutturati in una maniera molto ma molto più... Eh certo, ma lei come sa, lì in quel caso bisogna attivare un tavolo con le regioni che dovrebbe essere molto più impegnativo rispetto sì, a come stanno andando le cose. E che richiede un approfondimento... Una visione come quella che auspicava prima, insomma, una solidità anche dal punto di vista delle riforme, un lungo respiro. Un'ultima domanda, Avvocato Carramone, poi dobbiamo chiudere questa intervista, ma in realtà abbiamo lanciato là tanti sassolini nello stagno che magari meriteranno prossimamente di essere ulteriormente approfonditi. Da una parte aziende che non trovano personale o che cercano di capire qual è la miglior forma contrattuale per tenere il personale, e chiaramente aziende che hanno a che fare con picchi produttivi e momenti di difficoltà, per cui anche per questo cercano di ipotizzare la miglior soluzione contrattuale possibile. Dall'altra parte aziende molto innovative che oggi attivano percorsi di smart working, lavoro agile, e attivano grandi pacchetti di welfare aziendale per i loro dipendenti. Di questa parte dell'impresa che cosa ne pensa, come la seguite, soprattutto che tipo di consulenza vi chiedono? Oggi come oggi, due minuti di tempo insieme. Oggi come oggi, cercando di essere molto sintetici, oggi come oggi sia lo smart working sia il lavoro agile si rivelano due strumenti che sono molto molto ricercati da parte delle aziende per motivi diversi. Tutte e due richiedono, tra virgolette, pochi sforzi di implementazione. Il legislatore in questo senso ha fatto un buon lavoro di sintesi nel cercare di approntare un quadro di cornice di riferimento utile.
Ed è vero che sono due alvei in cui la nostra consulenza si estrinseca sempre di più, proprio perché c'è una coniugazione tra l'altro di esigenze di vita personali con quelle che sono le esigenze di flessibilità delle aziende, anche in un'ottica di risparmio di costi, tornando al discorso di prima, che è largamente sentita e largamente riscontrata nell'utilizzare un'altra di quelle specializzazioni di cui parlava all'inizio, probabilmente che sarà sempre più necessario implementare in futuro. Grazie all'avvocato Luca Garramone per essere stato con noi e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Business Leader. Buona serata a tutti. Grazie, buonasera.